Noi abbiamo quindi fatto una serie di accertamenti che vanno dall'esplorazione rettale al dosaggio del PSA all'ecografia transrettale e siamo poi in grado di avere dei dati che riguardano un sospetto tumore prostatico. Diciamo che poi sarà la biopsia a stabilire effettivamente il grado di gravità del tumore prostatico. A quel punto la positività di quello che è la lesione, quindi la possibile incidenza di una neoplasia maligna, ci mette in condizione di fare diagnosi. A questo punto si dà tutto quanto in mano all'urologo. E la possibilità di poter risolvere, a meno che non parliamo già di una invasività della capsula, e quindi anche la possibilità che si possano essere create delle metastasi a distanza, possiamo essere abbastanza fiduciosi nel pensare che il tumore prostatico possa essere debellato e possiamo in questo caso avere dei risultati con una guarigione più o meno completa del quadro che abbiamo già accennato.